Eccoci di fronte alla Scala con poco prima delle 18, quando ci sarà la rappresentazione della prima con lo stesso cast del 7 dicembre, i giovani che vanno alla Scala. Sotto i 30 anni, ma voi ne avete di meno. Intanto elegantissime le signore, anche i ragazzi, complimenti. Come ci siete arrivati e con quale aspettativa? Ci siamo arrivati con la pubblicità che la Scala fa fortunatamente dell'evento e abbiamo saputo di quest'anteprima. Poi loro con molta gentilezza sono venuti a prendere i biglietti anche per noi. Avete dovuto accamparvi? Sì, dove? Davanti all'ingresso della metropolitana. Ah, veramente? Siamo arrivati alle 11 e siamo rimasti lì fino alle 6 quando ci hanno consegnato le contromarche. È stato un sacrificio che comunque abbiamo fatto molto volentieri. Da dove venite voi? Che ne valsa la pena, da Tortona. Da Tortona? Sì. Ma siete abitate a Milano o non siete venuti apposta? No, non siamo di Milano, siamo venuti apposta. Bene, bene, tu sei silente finora, invece è la tua prima volta alla Scala, eh? È la mia prima volta, sì. Sono felice di accompagnare la mia ragazza e... Come vi chiamate? Ginevra. Che bello! Diego. Ginevra e Diego, proprio una coppia da prima. Anche voi? Come Aurora. Aurora. Cecilia. Cecilia e... Alfredo. E Alfredo. Voi siete studenti, universitari, cosa fate? Studenti. Noi liceo. Ancora liceo, benissimo. Quanti anni avete? 18. Bene, quindi sarà davvero una bella esperienza. Sapete che anche gli sponsor della Scala hanno voluto questa cosa, come Intesa San Paolo ad esempio, che ci ha segnalato questa loro voglia di portare i giovani a una anteprima della prima. Quindi io vi auguro ovviamente una buona visione di questa. Chi è che ha già visto un'opera di voi? Io. Ah, quale? Avevo visto la Turandot all'Arena di Verona. Ed è stato bello? Sì, è stato bello. Quindi sei un po' tu che li hai convinti. Bene. Speriamo che diventiate allora dei melomani da qui in poi, che frequentiate la Scala di Milano. Grazie, buona serata. Grazie.